Bella a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo su un nuovo video di Farming Simulator 2019. Allora ragazzi, quest'oggi iniziamo l'altra serie, appunto, che farò su questo gioco, che è la serie europea. Serie europea appunto sulla mappa Filsburn, appunto, che sarebbe appunto la mappa europea di base. Come mezzi abbiamo questo qua, che è un New Holland T5 Blue Power. Anzi, non è un T5, è un T6, mi sono cannato. È un T6 155 Blue Power. Poi abbiamo una trebbia della John Deere, che è la T6, è la John Deere T560i con una lama da 6 metri. Abbiamo poi anche uno Stara. Aspettate che vi faccio vedere il garage. Allora, abbiamo anche uno Stara da 180 cavalli e un John Deere 635M 6135M, che non è altro che lo stesso identico trattore che abbiamo anche nella serie americana per gli animali. Poi abbiamo anche la macchina, abbiamo anche il coso per i cavalli, abbiamo le stesse identiche cose che abbiamo nella serie americana, solamente che qua abbiamo meno soldi della serie americana e cose molto più piccole di quella serie. Perché comunque di là quando avevamo magari un aratro da 6 metri, qua ce l'abbiamo da 3 metri. Dov'è che è? Qua, da 3 metri. Quando abbiamo magari una seminatrice di là da 9 metri, qua ce l'abbiamo da 3 metri. Cioè, capite che le cose sono molto più piccole. Perché? Perché non siamo in America. Ma bensì, ragazzi, siamo in teoria in Germania o da quelle parti. La farm, anche qui l'ho costruita tutta io. Cioè, nel senso, non è una mappa che ho scaricato da internet già fatta così, ma bensì ho comprato io i terreni, mi sono citato anche qui i soldi e tutto. E quindi appunto ho fatto da questa parte della mappa tutti gli animali e là sopra ho fatto la fattoria. Qua sopra ho fatto la fattoria, appunto. Bene, allora direi di iniziare qui qua trebbiando, quindi accendiamo il motore. Allora, dispieghiamo la trebbia, la paglia è già disattivata. Abbassiamo, accendiamo e andiamo di interna, visto che comunque di là avevo fatto meno. Allora, via così. Allora, qua non siamo in America, quindi ragazzi, praticamente non andremo a quadrato, almeno per adesso, siccome c'è quel problema qua che abbiamo il silos interrato vicino al campo. Direi che possiamo fare un avanti indietro così e poi, cioè nel senso andare giù per così e poi andare tutto così, così almeno facciamo prima. Giusto per magari anche poi, no, non faccio andare l'operaio perché non ha senso, tanto lo facciamo noi. E va bene. Allora, questo video l'ho registrato mercoledì, ma uscirà venerdì in teoria, almeno entro venerdì, quindi o uscirà il mercoledì stesso, ma non penso, o uscirà il giovedì, ma non penso neanche lui. Quindi, cari miei, uscirà venerdì. Spero di far uscirlo, di farlo uscire venerdì. Aspetta, che casinista. Allora, lampeggianti. Ok. Allora, anche qui vorrei comprare, come ho detto nella live, per la serie americana, appunto, come primi animali, io direi sempre che qua i cavalli, solo che magari più che solo quelli, comprare anche magari le galline, perché comunque non so come mai, ma le galline sul 19, quando producono, producono le uova, e le uova praticamente valgono veramente tanto. Cioè, nel senso, si possono arrivare fino a 6.000 euro ogni 1.000 uova, tipo. Ma non è ogni scatoletta che producono, ma bensì mi sembra ogni 1.000 scatolette. Quindi vabbè, c'è da dire che ora che produciamo 1.000 uova abbiamo voglia di guadagnare 6.000. Però capite che comunque il guadagno in teoria ci dovrebbe essere, in teoria. Ok, allora andiamo così fino a quando si può, perché comunque mi sembra che solo questo e poi da qua dalla fine di questa passata ci conviene andare
per il senso opposto. E quindi va bene. Allora, altre cose. Ah sì, sabato ci sarà la live, come appunto detto anche sabato scorso, nella live vera e propria che ho fatto. Cioè, nel senso, io adesso sto cercando di scandire la questione canale, nel senso, il mercoledì il video e il sabato sera la live, anche se sono senza amici, perché tanto guardate, la maggior parte delle serie che sto facendo adesso il sabato sera sono sempre da solo, nonostante che ci organizziamo una settimana prima, ma comunque la settimana dopo non c'è nessuno. Perché o qualcuno c'ha l'impegno subito adesso che magari si era dimenticato, o perché qualcuno non c'ha voglia, o perché qualcuno deve andare a dormire presto perché il mattino dopo deve fare un viaggio. Cioè, guardate, veramente. Amici che mi sono fatto, che avevo detto finalmente ho qualcuno con cui giocare, e invece mi sono dovuto rimangiare quello che ho detto. E va bene, appunto, adesso andiamo avanti in questa maniera, appunto, perché comunque di là abbiamo la questione del silos interrato per la pula, che andremo ad utilizzare quando avremo le mucche, in pratica. Quindi tra un bel po'. Tra un bel po'. Anche perché comunque. Allora, direi che comunque per fare soldi, almeno io ho visto un modo per fare soldi che non era per niente male. Dopo, vabbè, il fatto di avere i cavalli, ma prima di fatto di avere dei cavalli, magari anche di imballare dell'erba, ma farla diventare insilato, in maniera tale che comunque facevi tipo tre campi enormi ad erba e tipo ci guadagnavi una botta, ci guadagnavi tipo 300-400 mila monete solo da quello. Che non era per niente male come idea. E poi, tra l'altro, anche il fatto di usare magari anche l'erba come insilato, se magari uno non ha il mais già pronto, può fare quello. Eppure è insilato ugualmente, perché tanto le balle che avvolgi sono, una volta che le svolgi, tra virgolette, sono insilato, non sono più erba. Aspettate che abbasso qua. Una questione dei chilometri orari, in maniera tale che comunque posso anche farlo andare tranquillamente con il 3. Allora. Poi non vi spoilerò niente per la live di sabato, così almeno ve la vedete. Avete la scusa per vederla, così almeno. Ok, e si va così. Allora, qua in Europa comprare un com'è che si chiama? Mi scappa il nome, come cavolo si chiama? Il raccogligrano. Comprare un raccogligrano qua nella mappa europea non ha senso, perché comunque i campi non sono mega galattici, cioè il campo più grande potrebbe essere il campo 10 o cioè il campo questo qua che abbiamo alle spalle, basta, quindi capite che comunque se non il solo il 10, to, al massimo anche l'11, ma non di più. Quindi capite che non sono campi mega galattici come là in America, che già quelli che abbiamo noi, cioè serve veramente un raccogligrano. Infatti mi sa che nella seconda puntata andremo a comprare un po' di cose. Seconda puntata di entrambe le serie, mi sa che facciamo un po' di acquisti, sai? Acquisti in che senso? In senso. Innanzitutto ci serve qualcosa per fertilizzare in entrambe, una. E secondariamente ci serve qualcosa per proteggerci dalle erbacce, due. Quindi sicuramente andremo a prendere il sacchiatore in entrambi. Quella più grande, la mappa americana andremo a comprare sicuramente quello da 45 metri, uno perché abbiamo i soldi per farlo, perché comunque di là abbiamo 3 milioni quando abbiamo 327 mila. E due perché comunque i campi sono mega galattici. Qua andremo a comprare quello da, se non mi sbaglio, sono 20 metri, una roba simile, quindi non siamo tanto lontani. Ma comunque, cioè, la larghezza c'è sempre. Poi la paglia la inizieremo a fare quando comunque avremo o l'imballatrice o comunque anche un minimo di animali, perché comunque adesso non mi ricordo più se i cavalli hanno bisogno di paglia, ma penso di sì. Quindi comunque da quando avremo. Quindi comunque, ragazzi, sto optando per un linguaggio che guarda, non l'ho mai usato.
Non è vero perché lo uso sempre quando devo parlare in questi video, non capisco perché. Ma comunque, quando ci saranno appunto da prendere i cavalli, a questo punto direi da pre di prendere anche il cassone da carico per tirare sulla paglia, per incominciarla magari anche a farla. Allora, vabbè, questo va tranquillo. Quell'altro. Allora, come terreni abbiamo questo qua. Il terreno numero 20, che vabbè, ci ho messo su tutte le cose per gli animali. E questo qua di fianco, il 18, se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, vediamo un po'. X. Sì. Ah, e poi questo qua dove ho fatto sulla farm. Quindi abbiamo il 18. Ma bisogna vedere se è il 18 come è messo. Allora, il 18 è mietuto. Ma non ha bisogno né di... Come cavolo si chiama? Ok, non ha bisogno di niente. Quindi a questo punto io direi di metterlo, di mettere magari l'operaio con... Ma quanto punto siamo? Che okay, dovrei portare qua il T6. Allora a questo punto mettiamo l'operaio con lo Stara. Con dietro non l'aratro, ma cioè il coltivatore. Anche se da 3 metri sarà, però comunque vabbè. Il coltivatore appunto da 3 metri per incominciare magari a coltivarlo in maniera tale che comunque il prossimo possiamo già seminare. E non sarebbe una mala idea. Quindi magari adesso ne approfitto che tanto tra poco devo anche scaricare questa trebbia che è già piena. Tra l'altro ho visto adesso che è uscito il Curseplay, una mod che comunque ti rende gli operai molto più intelligenti e tra l'altro che gli puoi far fare tu un percorso a tua scelta. L'unico problema è che è una beta e bisogna fare un salvataggio in backup della cosa, quindi non so farlo, quindi lascerei stare fino a quando non sarà ufficiale. Dopodiché magari riesco un po' a gestirmela io, vedere un po' come a capire anche di riuscire a capire come farlo. Dopodiché potremmo usarlo magari anche nelle serie, perché comunque ho visto da uno youtuber italiano, se volete, il nome Nick, che appunto ha fatto un video sull'inizio del proviamo il course play, che appunto ha detto che comunque il course play adesso è ancora una beta. E bisognerebbe vedere un po'. Cioè, è bello perché tra l'altro puoi anche mettergli tu il percorso all'operaio su come e dove andare a scaricare il rimorchio. Quindi lui ti cerca la trebbia, ti trova la trebbia. Una volta che la trebbia è carica ad un certo punto, la trebbia inizia a scaricarsi a scaricare il proprio contenuto nel cassone che appunto ha il trattore attaccato all'operaio del courseplay. E poi il courseplay, quando una volta che comunque a un certo punto che ha un numero già impostato che imposti tu di riempimento del rimorchio che ha attaccato, lo va a scaricare dove vuoi tu, cioè nel senso tu gli crei un percorso, lo va a provare e poi parte. Cosa molto interessante barra molto intelligente. Anche perché anche almeno così non hai più problemi con gli operai che alcune volte fanno dei lavori da cane. Se vedete la live, infatti, c'è tipo l'operaio che ho messo sulla class Lexion 770, cioè sulla trebbia, che praticamente ha lasciato dei pezzi di grano, non capisco perché. Ha lasciato dei pezzi, ma proprio dei quadrati, si vede che magari dove fa manovra. Con su ancora dell'orzo, mi sembra che abbia raccolto l'operaio, sì, perché comunque l'avena l'ho fatta tutta io. Poi vabbè, non vi meravigliate se magari in un solo video riusciamo a finire questo. Non riusciamo a finire il campo, anche perché tanto il video non lo voglio, cioè voglio magari editarlo per mettergli sotto il sottofondo musicale, ma non penso neanche perché tanto faccio direttamente 20 minuti senza tagliarlo, così almeno siamo a posto, siamo sicuri che sono 20 minuti. Tanto dopo il video gioco io un po' da solo, tanto almeno mi porto un po' avanti che per sabato che ci saranno delle cose molto particolari, molto legate, c'è da dirlo, alla realtà, un fatto di meteo, vi avviso. Quindi se magari abitate dalle mie zone, tra parentesi, Varese, provincia di Varese, a Varese ultimamente ha nevicato, ultimamente, praticamente stamattina ha nevicato. Quindi appunto la live di sabato avrà quel pizzico di neve anche su Eurotrack. Oh, fermati. Ok,
Come non detto, la trebbia è piena. Allora, tac, tac. Fermati, fermati. Ah, porta 10.000 sta cosa, figata. Ok, spegniamo tutto. Tab. Macchina, stara, treno. Qua. Non ho detto. T6 155 blu power, l'avevo giusta. L'ho tutta giusta. A posto. Se posto il terreno qua gli do un'occhiata perché comunque quando ho messo la cosa delle pecore è andato un po' a cacca il terreno, si è un po' inclinato. Vabbè. Qui c'è bisogno di questo cassone perché tanto anche qua 21.000 litri sono abbastanza. Quindi no problem. Non è come sulla serie americana che ci vuole raccoglie grano. E il cassone da 50.000 litri perché abbiamo due campi mega galattici. Per cui qua dentro ci facciamo stare benissimo due trebbie piene, più anche un decimo dalla terza. Quindi direi: tac, tac. Intanto che questo scarica, vado a prendere lo Stara. Ecco, intanto che sono qua, vi faccio vedere anche la nostra fattoria. Allora. Qua, punto di scarico con tutte le cose per riempire le seminatrici e cose. Fienile, altro capannone, poi capanno anche qua sopra. Poi questo qua è il serbatoio dell'acqua infinita. Qua abbiamo la casetta con qua l'officina e là in fondo c'è la tettoia dove metteremo sotto le balle o comunque quelle cose lì. Poi, dove andiamo a mettere i macchinari praticamente in generale, li andiamo a mettere... Adesso vi faccio vedere... Sì, lo so, non ho senso usare la freccia nella propria fattoria, quindi non la uso. Dove andremo appunto a mettere i macchinari, li andremo a mettere qua sotto per adesso, perché comunque lì devo dargli una sistemata. Allora, come appunto vedete abbiamo queste cose qua. Io direi di mettere questo qua. Retro. Ok. Stara che ha 180 cavalli, signori. 180 cavalli per una cosa che ne tira 90. Mi sembra più che giusto. Sì, lo so, le strade sono da mettere un po' a posto, ma... Ragazzi, è una mappa fatta da me. Capite che comunque ci ho messo una giornata intera per fare sta mappa eppure non è ancora livellata bene? Questo vi sta a significare il grado della mia bravura su questo gioco a fare queste cose. Cioè, a fare la mappa magari non sono tanto bravo. A giocare, sì, perché comunque... C'è da dire che vedo molto la questione realtà, per cui c'è da dirlo che nel gioco vero e proprio sono abbastanza bravo. Tra l'altro dovevo anche un po' piantargli qualche albero in giro perché è un po' spoglia, c'è da dirlo. Sembra una landa desolata, ma fa niente. Quattro capanne e basta. Però mi sembra strano. Allora, io so che sul 18, quando già di default ci dovrebbe essere su tipo il mais. Mi sembra strano che non mi abbia dato la relatura richiesta. Non vorrei essere una gufata, aspetta un attimo. Ma strano, io sul libretto delle istruzioni del gioco ho detto che praticamente dopo che una volta che fai barbabietole, mais o patate o anche cotone devi fargli la ratura. Ma va bene, non vorrei che praticamente quando abbiamo finito questa questione mi viene fuori la ratura richiesta. Ok, operaio, vai. Ok, questo se la cava lui. Mo, il treno è mezzo coglione, ma lasciamo perdere. Questo lo lasciamo un attimo. Dov'è? Il T5, eccolo qua. Allora, T5, blue power. T6, voglio dire. Ora sto pensando, questo viene scaricato. Quindi, scendiamo da qua e risaliamo sulla tebbia. Ecco, caccia di viva richiesta, perfetto. Classica cagata. Ok, possiamo andare avanti. Tanto di là, esatto, sta coltivando, a posto.
va bene, va bene. Allora, 20 minuti e in questo momento. Allora, finiamo la riga. Ok, basta, aspetta. Va bene, ragazzi. Allora, come appunto vi avevo detto, non abbiamo finito il campo in questi 20 minuti, ma in 20 minuti non è che possiamo fare chissà che cosa. Solo che non vi volevo, tra virgolette, stufare dalla questione. Quindi ragazzi, allora, questa qua è la stag 1 della serie, nella stag 2 finiremo questo campo, cercheremo un po' di vedere come andare avanti e vedremo soprattutto il fatidico lavoro dell'operaio che sta coltivando e vedremo anche se me la sono gufata in questione di aratura richiesta su 18. Perché comunque, quale sorprese non sono mai poche. Quindi ragazzi, questa è la stag 1 della serie su Farming Simulator 2019, serie europea. Mi è venuto in mente adesso quello che volevo dire prima. Quindi, se vi piace, se il video vi è piaciuto, like al video, commento se volete mandare avanti la serie. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Da DM999TV è tutto, ci vediamo sabato in live. Bella a tutti ragazzi!